Consigliere Alessandrini, ieri avete criticato aspramente il progetto del piano regolatore portuale di Pescara, suscitando anche le critiche del Partito Democratico. Il perché di questi rilievi che avete mosso al progetto? Noi critichiamo questo piano regolatore portuale praticamente dal primo giorno in cui è stato presentato alla cittadinanza, al pubblico. È un piano che cementifica completamente la nostra costa, elimina i trabocchi, scambia le aree che sono dedicate ai pescherecci mettendoli in mare, costruisce delle banchine assolutamente inutili e che possono anche non essere previste pur mantenendo la funzionalità del porto. Abbiamo criticato ieri questo progetto perché oggi appunto sta passando in consiglio regionale e si è deciso di fare un'approvazione attraverso il Consiglio senza aspettare il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. E inoltre si pensa di dover lavorare sulla VIA e quindi sulla valutazione di impatto ambientale spacchettando il progetto piuttosto che lavorando su un unico ambito, quindi valutandone l'effetto complessivo. Parliamo di un'opera di circa 200 milioni di euro, della quale fa parte anche il prolungamento dell'asse attrezzato, che quindi porterà certamente tir, merci che soprattutto faranno la spola tra Pescara e Civitavecchia per portare avanti e indietro le merci che arriveranno da un porto all'altro. E ricordiamo al consigliere Balducci, che ci ha risposto, che l'asse attrezzato a Pescara si trova in centro città e che quindi le nostre osservazioni riguardano certamente la presenza di un traffico enorme e quindi di smog e comunque di elementi pesanti che oggi potrebbero essere tranquillamente spostati altrove semplicemente per un progetto che arricchisce alcuni ma impoverisce tutta la città.